Sala, laureato in economia aziendale all'Università di Bocconi, inizia la sua carriera ricoprendo diversi incarichi alla Pirelli, prima come direttore di controllo e pianificazione e poi come amministratore delegato. Per un anno e mezzo è stato direttore generale del Comune di Milano con il sindaco Moratti, poi assume la carica di presidente di Advea. Rappresenta il Comune di Milano nel Consiglio di Amministrazione di Expo 2015 fino a essere nominato, tutti sapete, amministratore delegato prima e commissario unico per Expo 2015 poi. Attualmente parte da parte del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. Naturalmente è una nota solamente per conoscere di più il dottor Sala. Io ho avuto il piacere di averlo ospite ospite a casa dei milanesi, che non gli ospiti, non certi milanesi, in una commissione commercio, attività produttiva ed Expo, che ha fatto una serie di interventi sulla situazione economica delle imprese della città di Milano e dell'Inter di Milano, e il dottor Sala è venuto a relazionare rispetto anche a Expo. Naturalmente voi sapete che siamo di fronte a una persona che per almeno negli ultimi quattro anni ha gestito e governato la manifestazione universale di Expo 2015. Prego la parola a lei, dottor Sala. Grazie per aver accettato l'invito e noi attendiamo da lei le sue proposte rispetto al nostro servizio, che rimanesca un servizio pubblico qualificato da organi di terzi come il quarto in Europa. Il servizio taxi milanese è il quarto in Europa, per pochi centesimi non siamo di punta, non siamo primi. Prego lei, dottor Sala, grazie. Grazie per l'invito, per aver ricordato il mio curriculum, che alla fine vuol dire che ho lavorato tanto, ma visto che sono in casa dei sindacati e artigiani, mio padre ha fatto l'artigiano per 40 anni in un settore diverso, perché era tipica famiglia brianzola nel campo degli arredamenti, ma anzi era il cuore dell'artigianato da un certo punto di vista. Vorrei cominciare dicendo che sulla nazionale di calcio e sui tassisti la gente la sa sempre più lunga degli altri, quindi ognuno ha la sua idea e ognuno pensa di saperne sinceramente più degli altri, ma proprio per questo credo che sia il momento, poi non è mai il momento perché è sempre la progressione, ma di andare quanto più operativamente possibile su temi specifici e andare un po' al di là dei luoghi comuni che molto spesso poi non rendono giustizia del lavoro che si è fatto. E io oggi ovviamente non sono qua certamente per dirvi che tutto va bene, che siamo i più bravi, ma sono qua certamente per riconoscere il valore del lavoro che fate e per cercare di contribuire in un miglioramento rispetto a quello che è stato fatto ad oggi. Giustamente tu ricordavi, siamo secondo una recente indagine i quarti nel servizio. Il dottor Pastra, il mio sfidante, uno dei miei sfidanti, che siamo a Milano, quindi fair play dobbiamo tenerlo. Non è sempre facilissimo, Non è sempre facilissimo, ma dai, ci proviamo. Se non ci riusciamo a Milano, dovrei che ci si riesce. Poi ci leniamo anche di voluto in altre occasioni, insomma. Cerchiamo di farlo con la tipica eleganza milanese. Dicevamo, partiamo da un buon punto, da una buona situazione. È vero, siamo come servizio pubblico i quarti in Europa, ci manca poco per arrivare in cima, ecco, mi piacerebbe, se avrò il bene di fare il sindaco, di concludere il mio mandato sapendo che siamo al primo posto. E non è l'unica cosa che è stata fatta, al di là di queste statistiche c'è qualcosa di oggettivo che è il rinnovamento del parco veicoli, come si è detto appunto il 90% dei mezzi sono o ibridi o GPL o gas o Euro 5-6, c'è da andare ancora avanti, qui
vi posso offrire per quanto serve la, la mia consuetudine, la mia vicinanza, la mia conoscenza del settore dell'auto e capire se si può fare ancora di più per favorire e aiutare questa, questo cambiamento nei mezzi. Un tema delicato è quello dell'utilizzo delle carte di credito, siamo all'80%, buono senz'altro, certo ci manca poco per arrivare a, al fatto che tutti i taxi possano utilizzare la carta di credito e direi che comunque tutto questo per sottolineare che si parte da una buona soluzione, da una buona situazione, ma si può fare ancora molto. Ora, il punto fondamentale è che obiettivamente noi dobbiamo vedere la vostra categoria, ma al di là della categoria, voi singoli come un po' la frontiera, la prima frontiera rispetto a chi sta a contatto con il visitatore, con il cliente, con chi viene a Milano. E ve lo dico anche per mia esperienza personale, poi stare a contatto con la gente, e l'ho vissuto nei 6 mesi convulsi di Expo, certamente piacevole, a volte difficile, ma è la prima modalità per dare un'immagine positiva alla città. Quindi da questo punto di vista credo che l'amministrazione pubblica debba lavorare con voi per cercare di mettervi il quanto più possibile in condizione di essere appunto questi rappresentanti dell'amministrazione pubblica nel contatto con il visitatore e soprattutto con i tanti che vengono da lontano. Dove stanno i problemi? Perché qua è chiaro che dobbiamo essere in grado di... non, il nostro lavoro non deve essere quello degli elencatori dei problemi, ma deve essere quello di cercare di trovare soluzioni. Ad oggi, leggo, l'utilizzo dei taxi è normalmente al 43%, su 100 taxi vuol dire che ogni momento solo 43 hanno i tassametri in funzione. Credo che questa problematica, che rispetto a questa problematica che ritengo potete tranquillamente condividere, per esempio con gli albergatori, la questione numero uno è creare a Milano eventi e occasioni per attirare gente. È lo stesso discorso che mi fanno gli albergatori, insomma, poi alla fine la tassa di soggiorno può essere più o meno digerita, ma ci si va oltre. Il problema è che cambia radicalmente la possibilità che la città sia viva e esprima favore e benessere a seconda appunto della qualità e della quantità degli eventi. Qui credo che ci debba essere un grande impegno, la prova di Expo è stata una prova significativa, ma ripeto, non voglio parlare anche troppo di Expo. Diciamo che la dimostrazione è che questa città accogliente, con tutti i limiti, facile da vivere, è la città ideale per creare appunto occasioni perché la gente ci venga. Quindi il primo impegno deve essere quello appunto di creare tante occasioni per attrarre persone, quindi tanti eventi. Poi, secondo punto è, non è che io sia un disincentivatore del traffico con auto privata, non è così, no? Giustamente poi la gente è libera di andare in macchina per l'amor del cielo. Ritengo che però le città moderne, le città contemporanee, le città belle che noi abbiamo in testa sono città in cui alla fine probabilmente ci sono più taxi che macchine, o comunque il traffico, soprattutto nel centro cittadino, ha non limitazioni ma regolamentazioni tali da favorire il fatto che, ripeto, sia meno convulso, ci sia meno problematiche parcheggi e ci siano più taxi in circolazione. Sono stati fatti delle buone iniziative in questi ultimi anni, sono stati fatti come sempre, anche probabilmente sono state messe in campo iniziative che non hanno avuto risultati sperati, però certamente la cabina unica di regia con l'amministrazione, che serve poi fondamentalmente a potenziare il servizio taxi secondo la necessità, è una buona iniziativa. Credo che in questo filone di collaborazione tra il pubblico, tra l'amministrazione pubblico e il privato, siano essi tassisti o commercianti, ho visto ieri per esempio, ero ieri sera all'Orenteggio, dove sta funzionando molto bene un sistema di comunicazione banalmente via WhatsApp tra vigili di zona e commercianti per identificare fatti anomali, situazioni appunto su cui va richiamata la forza pubblica. Funzionano, ecco, bisogna trovare qualche formula per far sì che
questa collaborazione sia quanto più intensa e quanto più tempestiva. Poi c'è un tema di sicurezza, è un tema che di nuovo credo che noi sfidanti alle elezioni ci confrontiamo con idee normalmente spesso diverse, è naturale che sia così, su una serie di questioni, ma tutti condividiamo che ci sono delle tematiche che vanno affrontate. La tematica della sicurezza è una tematica importante, poi ripeto, ognuno di noi ha le sue idee, credo che qui sia una questione, sia un elemento su cui bisogna obiettivamente lavorare mettendo insieme la gente, le forze sul campo e la tecnologia. La tecnologia oggi, riferisco alle telecamere, ma non solo, perché il problema non è dire telecamere, sono telecamere e telecamere, ci sono attivi, sistemi attivi e passivi, ci sono sistemi di controllo o centri di controllo che funzionano o che non funzionano, ecco, ma dall'utilizzo di tecnologia e di gente e di persone sul campo si può fare molto. La sicurezza notturna è un elemento assolutamente delicato e voi potete avere un ruolo attivo e da un lato capisco che la subite, quindi da questo punto di vista molto si può fare, c'è molta richiesta soprattutto dalle donne, dalla clientela femminile di un aiuto particolare e un'attenzione particolare a loro, ecco, questo è un altro terreno di confronto su cui il pubblico e le vostre organizzazioni possono fare molto. Però, ricapitolando, perché non voglio essere molto lungo, ma rimanere appunto sui due o tre temi centrali, credo che l'esperienza di questi anni e comunque l'uscire da un periodo in cui obiettivamente poi si può dire di tutto e tutti noi diciamo di tutto, cercando come sempre di tirare l'acqua al nostro mulino, ma insomma, ma l'attitudine della gente, il livello di vivere bene a Milano è indubbiamente cambiato in questi anni. C'è più ottimismo, c'è più volontà, c'è più disponibilità, delle persone a considerare positivamente anche l'innovazione. I milanesi in generale ascoltano. Quando proponi innovazione, quando proponi la possibilità di cambiare le abitudini, se sono percepite come utili rispetto appunto al vivere civico, i milanesi rispondono, l'abbiamo visto. Io ritengo che usciamo da un periodo storico che è un buon periodo storico, che si debba fare di più, molto di più, è assolutamente evidente, però insomma, sono convinto che tutto quello che è stato fatto non è per niente da buttare via, quello che mi impegno a fare infatti è questo, e cioè ripartire da quanto di buono è stato fatto, da tutti, perché qui non è tanto il problema di creare classifiche di quanto ha fatto il pubblico, di quanto ha fatto i privati, di quanto ha fatto le varie organizzazioni, ma in generale la città si è mossa con attenzione, con diligenza, con positività negli ultimi anni. Certo è, un abbrivio che può essere capitalizzato, che deve essere capitalizzato, e quindi si tratta un po' di trovare questa capacità di andare avanti. Milano è stata e sarà sempre più una città internazionale. Le ricadute di Expo vanno viste nel lungo periodo, come obiettivamente è sempre difficile dal primo giorno portare a casa risultati. Voi l'avete visto, la prima parte di Expo è stata una parte difficile di costruzione, la seconda parte è stata esplosiva, e così è. Credo che il beneficio che ne abbiamo ricevuto non si cancellerà, si tratterà però di sapere che se non facciamo nulla porteremo a casa ben poco, e quindi bisogna lavorare di più. Ecco, quindi chiudendo, penso che i due capisaldi del nostro lavoro, poi troveremo le forme, troveremo un modo per collaborare, cabine uniche di regia o non cabine uniche di regia, ma i due capisaldi devono essere sempre. Primo, si può rimanere al 43% di utilizzo dei taxi e quindi su questo dobbiamo assolutamente darvi la mano, secondo la questione sicurezza. Sulla questione sicurezza è una questione su cui appunto ogni singolo cittadino, al di là di quello che dicevo, che tutti sono campioni nel dare giudizi, però è qualcosa su cui tutti sono d'accordo. Il mio impegno
sarà su questi fronti. Non sono così sciocco da venire qua con soluzioni in tasca, anche perché credo che la prima cosa da fare è certo avere una progettualità, ma confrontarsi con voi e con chi vive la questione e con chi ne sa anche più di me. Ma abbiamo questi mesi di lavoro e nel mio programma elettorale la questione taxi sarà uno degli elementi, ma vedo l'incontro di oggi anche come un momento per di avvicinamento, e quello che chiedo poi all'organizzazione è di avere la possibilità in queste settimane di collaborare e di costruire un piano, che sia un piano realistico, perché del realismo, il realismo è la nostra regola, quindi sia un piano realistico di quello che si potrà fare, in maniera tale che chi deciderà poi di dare preferenza a me o un altro dei candidati lo farà avendo, rispetto alla vostra categoria, degli impegni concreti, e ovviamente gli impegni devono essere da noi là. Però ripeto, mi pare che la sintesi sia: partiamo dalla situazione che è una situazione tutt'altro che disprezzabile. Ecco, non tanto a modo di slogan, ma come auspicio, mi piacerebbe se quel quarto posto diventasse il primo posto alla fine di quello che io spero sarà il mio mandato da sindaco. Vi ringrazio.